vedo i pordenonesi più titubanti. Perché I torinesi sono più sciolti, i pordenonesi sono un po' più tranquilli, ragazzi. Allora, va bene, che cosa ci vogliamo dire? No, generalmente quando facciamo queste cose io parlo un po' io, però a me piacerebbe che mi faceste domande voi, sapete? Ecco, grande, bravi. Grande, lei è la caporedattrice. Lo diventerà, è vero? Lo diventerà. No, visto, perché io non ho manco fatto in tempo a dire, vorrei che facesse domande. Ah. Brava, brava. Come ti chiami? Matilde. Matilde, caporedattrice, vai. Non buono, discreto. Cioè, mediocre, un articolo per scrivere un articolo mediocre. Allora, bella domanda. Un mio collega, grande giornalista, purtroppo adesso è morto, a voi questo nome non dirà niente, si chiamava Vittorio Zucconi. L'avete sentito nominare? Qualcuno di voi ha sentito mai nominare Vittorio Zucconi? No, zero, eh? Vabbè, Vittorio Zucconi è stato un grande giornalista, un grande corrispondente inviato da vari paesi del mondo. Lui ha cominciato a scrivere prima sulla Stampa, per l'appunto, tanti anni fa, poi è passato a Repubblica, poi è ripassato alla Stampa e poi è ritornato a Repubblica. Adesso è morto, però è stato uno dei più grandi giornalisti dal punto di vista della capacità di scrivere e raccontare, no? Grandi reportage, grandi inchieste. E ve lo cito perché lui diceva sempre una cosa che secondo me è molto bella. Scrivere un bell'articolo per convincere chi ti sta leggendo ad andare fino in fondo al tuo articolo e a imparare ad avere un rapporto, diciamo, di fiducia con te che l'hai scritto, diceva lui, è come fare l'amore. Scrivere un bell'articolo è come fare l'amore, no? Che voleva dire e che vuol dire come fare l'amore? Per convincere una persona, no, ad amarti e ad essere subito colpito da te, fino al punto ad arrivare a farci l'amore, lo devi subito colpire in qualche modo, no? Cioè gli devi subito far capire che tu sei una persona interessante. E quindi l'attacco dell'articolo è fondamentale. Le prime 5 righe di quello che scrivi sono fondamentali, perché sono esattamente l'amo che tu lanci per convincere chi ti sta leggendo a fare l'amore con te, no? Dice, porca miseria, questo è uno interessante. Quindi nelle prime righe tu devi afferrare l'attenzione di chi ti legge. Nelle prime righe, subito, gli devi dire, guarda che se fai l'amore con me te lo ricorderai per sempre, no? Quindi l'attacco è importantissimo. Lì devi cercare di riuscire a sintetizzare il senso di quello che scriverai dopo, no? E devi cercare di farlo con una prosa quanto più possibile accattivante. Poi nel resto dell'articolo fai l'amore col tuo lettore, cioè gli racconti e gli spieghi in modo più articolato quello che gli hai accennato nelle prime righe. Quindi sviluppi, articoli il pensiero, spieghi un fatto, un personaggio che racconti, una cosa che hai visto, no? La riempi man mano di contenuti, gli dai sostanza. E poi arrivi al finale dell'articolo. Che cos'è il finale dell'articolo? Dopo che hai fatto l'amore, se la persona con cui l'hai fatto ti è piaciuta, ha avuto per te un fascino, cosa gli devi dire? Mi piacerebbe rifarlo. E quindi la chiusa dell'articolo deve essere importante tanto quanto l'attacco. Cioè gli devi dire, ok, ci lasciamo qua, è stato bellissimo, ma il prossimo sarà ancora più bello. Capito che voglio dirvi? Cioè
un articolo va costruito cercando quanto più possibile di colpire l'attenzione, il sentimento di chi ti legge. E per farlo devi riuscire a spersonalizzarti, cioè ti devi cercare sempre di mettere nei panni non di te stesso, che è un errore che spesso i giornalisti fanno. Chi scrive in genere pensa più a se stesso che ad altro. Invece quando scrivi devi sempre pensare che dall'altra parte ci sia un'altra persona che ti deve leggere, deve restare attaccato a quello che tu gli stai raccontando. Non deve mollare mai neanche per un momento, neanche per una sola riga. È una cosa complicata da fare, però è la cosa più importante per chi fa il nostro mestiere. Poi ti potrei dire mille altre cose, no? Che quando scrivi, soprattutto se fai articoli in cui devi raccontare una notizia, anche lì, voi lo sapete, ne avrete parlato, immagino, ci sono le famose 5 V doppie del giornalismo anglosassone, no? Chi, dove, come, quando e perché, no? Cioè, quando si fa un articolo di cronaca bisogna cercare di essere più precisi e concisi possibile nell'indicare puntualmente queste coordinate che servono a chi legge a capire subito cosa è successo, chi è il protagonista, quando, dove e perché l'ha fatto, no? Quindi in questo è importante cercare di stare alla realtà dei fatti. Però poi se, ripeto, volete dare un contenuto più personale al vostro modo di fare giornalismo, quelle cose che diceva Vittorio Zucconi sono fondamentali. Ciascuno poi deve trovare dentro se stesso, sulla base delle cose che legge, dei libri che ha letto, delle persone che vede, dei film che vede, del teatro che vede, no? Trovare un proprio stile, cercare e trovare un proprio stile, perché è quello che fa la differenza. Capito? Matilde, mi raccomando, Vai. Parlate forte. A proposito di personalità. E mi devi dire come ti chiami? Marta? Marta. Appunto di personalizzare l'articolo. E, secondo lei come si può portare, diciamo, imparzialità nello scrivere un articolo in modo oggettivo? E soprattutto è fondamentale il fatto che si resti oggettivi o c'è una parte di tua personalità che deve uscire anche per riuscire a incontrare? Ti sto abbracciando. No, perché è la domanda delle domande questa, no? C'è sempre chi dice, quando parla del giornalismo, che bisogna separare i fatti dalle opinioni. Per fare del buon giornalismo bisogna separare i fatti dalle opinioni. Che è vero. È vero. Perché la cosa più importante quando si racconta, si guarda o si giudica un fatto è quella di cercare di restare ancorati alla realtà. Quello che vedo io lo racconto. E cercare in questo senso di essere quanto più oggettivi e quindi spersonalizzandosi nell'osservazione di quello che accade è effettivamente molto importante. Però ci sono alcune novità nel nostro mondo, cioè nella grande bolla dell'informazione, no? E quali sono? E lo dico perché questo rende un po' meno certo quello che vi ho appena detto. Ormai noi siamo immersi dentro un flusso di informazioni che è come se stessimo dentro un oceano che ogni giorno ci attraversa, ci travolge, perché noi un tempo c'erano solo i giornali, no? Compravi il giornale di carta e lì più o meno avevi il racconto della realtà. Oggi noi, senza che lo vogliamo, con questo affare qua, o con un iPad o con un PC, ci siamo alluvionati di notizie che arrivano attraverso i social, attraverso il web, attraverso internet. E noi facciamo fatica a capire che cosa è vero, che cosa è verosimile, arrivo subito, e che cosa è falso. Perché le notizie che arrivano attraverso i social e attraverso la rete hanno le fonti più diverse, se vogliamo, inverificabili, no?
Un tempo appunto c'era solo il giornale, la stampa, il Corriere della Sera, Repubblica, e tu sapevi che quella notizia che leggevi là aveva un certificato di garanzia, che era il nome di quella testata, che esiste da tanti, la stampa esiste da 167 anni, più di un secolo e mezzo, quindi se ha resistito più di un secolo e mezzo forse ci si può fidare, no? È un oggetto dell'informazione credibile. Ma nel web tutto questo non c'è, perché con i blog chiunque può scrivere qualunque cosa. Pensate a tutto quello che è successo in questi 3 anni in cui abbiamo dovuto fare i conti col Covid. Vi sarà capitato di leggere sui social e sul web infinite polemiche. C'era chi sosteneva, citando degli studi che reputava scientifici, ma poi non lo erano, che il Covid non esisteva. È successo, tuttora c'è tanta gente che lo pensa o che sostiene che i vaccini non servono a niente, anche lì citando fonti come se fossero scientifiche, ma tu vai a sapere, vero, non è vero, chi lo sa? Allora, perché dico tutto questo? Perché se noi ci limitassimo a raccontare oggi, di fronte a questa alluvione di informazioni di cui non conosciamo la credibilità, se noi ci limitassimo a raccontare soltanto i fatti che vediamo, noi non faremmo un buon servizio a chi ci legge, perché noi oggi siamo diventati, in un mare di disinformazione, in qualche modo quelli che devono continuare a garantire e a offrire quel certificato di credibilità che dicevo prima. Quindi i fatti non si possono più separare dalle opinioni, perché quando tu racconti un fatto devi anche dire che chi racconta quello diverso, in quel caso sì, manipolando la realtà, sta mentendo. E noi questo lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare. Io non credo più al giornalismo asettico e anglosassone. Il giornalismo oggi è militanza, militanza per la verità. Questo vuol dire che anche dal punto di vista politico tu puoi essere onesto e dire come la pensi, no? Da che parte stai, sono di destra, sono di sinistra, ok. La cosa fondamentale però è che quando racconti i fatti e vedi quello che succede, è chiaro che tu hai i tuoi occhiali e quindi i fatti li vedi con i tuoi occhi, tu sei te, hai la tua esperienza, hai i tuoi ideali, i tuoi valori, quindi in qualche modo quello ti condiziona. La tua bravura deve essere rappresentata dal fatto che sei così onesto dal dire, ok, io sono, faccio un esempio, io sono di sinistra, però quando osservo e racconto quello che fa la sinistra, io ho la stessa severità e lo stesso rigore che uso quando racconto quello che fa la destra, capisci? Questa è la cosa importante. Quelli che dicono dobbiamo essere imparziali, in genere raccontano balle, nessuno è mai imparziale. La cosa fondamentale è avere l'onestà di riconoscerlo e nel riconoscerlo cercare sempre di spersonalizzarsi, cioè di dire valuto come se io non fossi io, cioè come se io non avessi quel mio sistema di valori e di ideali che mi rende ancorato a quella parte politica. No, li esamino e li giudico allo stesso modo, però vi dico la verità, io sono così. È difficile, è molto difficile, però se noi in tempo di disinformazione non facciamo, come si dice oggi, i fact checkers in inglese, no, cioè non andiamo a vedere puntualmente se quello che ha detto quel determinato leader politico è vero oppure no, noi non facciamo un buon servizio ai nostri lettori. E oggi, siccome la politica, parlo della politica, ma vi potrei parlare del potere, dei poteri economici, tutto quello che è potere, chiunque oggi ha il potere tende a voler manipolare l'informazione e a dare informazioni che servono soltanto a blindare il loro potere. Noi stiamo al mondo esattamente per smontare questa narrazione, come oggi si dice, quando la scopriamo falsa. Se noi ci limitassimo ogni volta a registrare solo quello che vediamo e solo quello che sentiamo, senza metterci il nostro spirito critico, che deve essere naturalmente ancorato ai fatti, noi faremmo male il nostro mestiere. Sono spiegato? No, devi parlare fortissimo, devi urlare. Io sono Carmen. Carmen. Tipo 2. Tipo 2. Ma 2 proprio o tipo 2?
Due proprio, perché sennò poi ci dividiamo. E allora, la prima domanda era, ma quindi, allora, io sono un giornalista, sto scrivendo un articolo. Magari di quell'articolo mi hanno detto tante cose, no? E io di quell'articolo so tante cose. Io come posso fare intanto a riconoscere le cose che sono essenziali da mettere in quell'articolo? Come posso fare a renderlo più interessante? E soprattutto, dopo che ho sentito tutte quelle fonti, io dovrò anche verificare prima che siano comunque vere, che siano accertate. Io come posso fare? Come mi devo muovere? Come faccio a realizzare i passaggi? Abbraccio anche te, Marta. Marta, no, Matilde. Carmen, scusate. Faccio confusione. Carmen, beh, la domanda che mi fai, diciamo che nella risposta dovrebbe sommare le prime due cose che ho già detto, no? Allora, come fai? Intanto vi dovete abituare a una cosa. Il nostro lavoro, il lavoro del giornalista, è un lavoro, se fatto bene, molto faticoso. C'è chi pensa che oggi fare il giornalista sia io faccio il grande inviato, vado in guerra, racconto quello che vedo in Ucraina piuttosto che in Sud Sudan. Cioè, in realtà non è così. Il lavoro del giornalista è un lavoro molto artigianale che, se fatto bene, ripeto, implica per chi lo fa, come diciamo sempre noi, come dico sempre io, consumare le suole delle scarpe. Cioè bisogna darsi molto da fare. Cioè, alla fine è sempre una cosa abbastanza soggettiva e oggettiva, perché tu ti devi comunicare con le persone, però alla fine il tuo articolo resta sempre soggettivo, perché è quello che dicevo prima. Non troverai mai un articolo uguale ad altre persone. Bravissima. Hai detto la cosa giusta. È quello che dicevo prima, quando dicevo che la realtà, per quanto ti sforzi di essere oggettivo, la guardi sempre con i tuoi occhiali. I tuoi occhiali sono quello che sei, quello che hai studiato, quello che hai letto e quello in cui credi, no? Quindi per quanto tu cerchi di uscire da te stesso e appunto raccontare in modo oggettivo, una parte di te c'è sempre in quello che fai. Ed è utile che sia così. L'importante è dirlo, è riconoscerlo, no? E quindi senza nascondersi dietro questo falso ideale che si deve essere imparziali. No, si può essere parziali, basta riconoscerlo. Ti stavo aggiungendo, perché dicevo che il giornalismo è fatica ed è consumare le suole delle scarpe? Perché tu quando scrivi un articolo su un tema, metti caso che il tuo caporedattore ti dice devi farmi un articolo, ecco, facevo prima l'esempio sul Covid, sui vaccini, no? Se tu oggi dovessi scrivere un articolo su, ok, è finito il Covid, siamo usciti dal Covid, sai che è stato deciso anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che l'emergenza Covid è finita. Se tu dovessi fare un bilancio di come sono andati questi 3 anni, che faresti? Brava, allora quindi tu dovresti metterti le scarpe e cominciare a consumare la tua suola andando in giro e attingendo a tante fonti. Cioè vediamo in questi 3 anni che cose, i fatti, raccontiamo i fatti, no? Nell'inverno del 2020 è arrivata questo virus che nessuno conosceva, no? Dalla Cina, c'è chi dice che sia arrivato dai laboratori della Cina, chi invece dai mercati degli animali cinesi, esatto. Bene, poi cos'è successo? Da quel momento in poi il virus è dilagato in tutti i vari paesi del mondo. Alcuni l'hanno affrontato in un modo, altri in un altro. In Italia abbiamo fatto i famosi lockdown, cioè le chiusure totali. Sono servite? Non sono servite? Se guardiamo i numeri, sono servite. Poi che è successo? Mentre tutto questo accadeva, le società farmaceutiche che facevano? Cercavano il vaccino. C'era chi diceva che il vaccino non serviva a niente. A un certo punto i vaccini sono usciti. Da quando hanno cominciato a uscire i vaccini e milioni di persone si sono vaccinate, no? Da quel momento in poi la curva dei contagi com'è andata? È continuata a crescere? Oppure si è stabilizzata? È anche vero che poi questo, comunque il Covid è stata, cioè
Adesso però, sì, adesso. Adesso dopo 2 anni di vaccini, perché altrimenti non sarebbe andata così. Ecco, allora vedi che già stiamo mettendo un po' di carne al fuoco, tu stai costruendo un percorso che ti serve a fissare alcuni punti fermi e a raccontarli. Cioè, grazie ai vaccini noi siamo riusciti a trasformare il Covid quasi in una normale influenza, ma solo grazie ai vaccini, perché sono quelli che hanno creato quella che in gergo si chiama l'immunità di gregge, no? Ecco, allora vedi che man mano, mettendo assieme tutta una serie di informazioni che tu ricostruisci, perché guardi, che c'hai? Sei terrorizzata, che ti hanno fatto? No, perché vedo che ti guardi intorno, no? Tranquilla. Quindi ecco il lavoro serio che va fatto, bisogna fare molto approfondimento. Poi naturalmente tu avrai le tue convinzioni, quindi se tu fossi, sapete, oggi esiste il movimento Novax, no? Se tu fossi una Novax diresti non è vero niente, i vaccini non servono a niente, non sono stati quelli. Ecco, però tu poi, e lì c'è un altro lavoro da fare, vai a vedere tutte le principali istituzioni scientifiche nel mondo, cosa dicono dei vaccini, cosa dicono? Dicono che i vaccini hanno funzionato. Io, adesso vi dico una cosa che riguarda me, io nell'ottobre del 2020 ho preso il Covid. Sono stato 1 mese e 10 giorni ricoverato in ospedale, all'epoca i vaccini non c'erano, e sono stato 11 giorni in terapia intensiva con la maschera di ossigeno, ok? In quegli stessi giorni, ed è il motivo per cui ho deciso di scrivere degli articoli anche da dentro l'ospedale, c'era chi fuori diceva che il Covid non esisteva, che nelle nostre città quelli che volevano farci stare chiusi in casa senza motivo facevano girare le ambulanze con le sirene spiegate vuote per terrorizzare la gente. Io stavo in ospedale e vedevo intorno a me giovani anche di 30 anni morire intorno a me, morire. Capito? Ecco, allora dico questo per dire che poi per fortuna io sono stato fortunato, perché sono guarito, non ho avuto bisogno di essere intubato. Però intorno a me io ho visto gente intubata, ho visto gente morire. Questi sono fatti veri, reali, no? Ecco, allora quando tu dici che cosa devo fare per scrivere un articolo, bisogna lavorare, faticare e cercare di stare. Quando parliamo di temi che tu hai vissuto in prima persona, assolutamente sì, anzi quella è una cosa molto importante, che crea subito quello che si dice empatia con chi legge il tuo articolo e capisce, ah, tu lo racconti e mi dici questo perché l'hai vissuto in prima persona, questo rafforza molto il tuo articolo, no? Capito? Grande Carmen. Ah, non era finita ancora. Fanne fare una. Bianca, che poi mi sa che il direttore deve scappare. Poi Bianca, devi parlare forte. Volevo chiedere, secondo lei, quale potrebbe essere un'altra iniziativa, tipo come il Salone del Libro, però per mantenere alto l'interesse verso la cultura e la diffusione della cultura fuori dal Salone del Libro per tutto il resto dell'anno? No, ma io ce l'ho la risposta. Io guardo i professori, è la scuola la cosa fondamentale, è la scuola. Allora, diciamo, di base, dal punto di vista della vostra formazione, la prima cosa che viene in mente è la famiglia, no? È chiaro che la famiglia è il luogo nel quale ci si abitua a frequentare alcuni oggetti, come questo qua, un libro, cosa che, diciamo, qui ha la sua apoteosi, ma in generale oggi nella civiltà moderna purtroppo ha scarsa presa. L'Italia è uno dei paesi in cui si legge di meno nel mondo, meno libri nel mondo, no? Per non parlare dei giornali. Quindi la famiglia è importante, non c'è dubbio. Però la cosa altrettanto fondamentale, secondo me lo sta diventando sempre di più per la vostra formazione, è la scuola. Perché è quella l'altra palestra nella quale ci si abitua, al di là di eventi singoli come questi, che pure sono belli e importanti, a capire quanto è importante
la cultura. La cultura non vuol dire qualche cosa di statico e di polveroso, no? La cultura non è solo necessariamente leggere I Promessi Sposi o la Divina Commedia, la cultura è anche vita di tutti I giorni, che però attinge e parla con la Divina Commedia e con I Promessi Sposi. Questa la facciamo direttora, questa la facciamo direttora. Abbiamo già il capo direttore. Allora, lei dialoga, altro che... Lo vedo. Un lettore, cioè se tu leggi, poi tu vedi quelle cose che... Cosa facciamo? Cosa facciamo? Che facciamo? No, e quindi dicevo, completo il discorso, è soprattutto questo che dovrebbe aiutare I giovani a mantenere vivo questo rapporto con la lettura e con la scrittura anche, no? Cercando di, io qua sono, non faccio critiche, però cercando anche di farvela sentire come una cosa viva. Allora, per esempio, faccio una domanda io a voi. Chi è che sa il 25 aprile che cos'è? Oh, Pordenone però sta zitto, io sono... Pordenone non dice niente, non fanno domande. Fatti una domanda. No, vabbè, che cos'è il 25 aprile lo sapete anche voi, no? Non lo sapete. Ah, siete tutti... Allora Pordenone non no, c'è. No, è là Pordenone. Ah, allora, solo tu...